Torna alla vittoria la Samb e lo fa contro il Castelnuovo Vomano. Un 2-0 maturato nella ripresa con le reti al quinto di Carmine Desena e al quattordicesimo di Daniele Ferri Marini direttamente su calcio di punizione. Una vittoria meritata contro un Castelnuovo che però se l'è giocata fino alla fine ma senza impensierire più del dovuto Noflac. Esordio in casa rossoblu dei nuovi Frulla e Zanazzi che si piazzano ai lati di Angiulli su linea mediana con Lisi a ridosso le due punte Desena e Ferri Marini. Lorenzoni almeno inizialmente arretra sull'out destro difensivo con Albone a sinistra per poi cambiare posizione in corso di gara. È il rientrante Zrablic a far coppia con De Santis al centro della difesa dinanzi a Noflac. Antonioli quindi conferma il 4-3-1-2 delle ultime giornate, classico 4-3-3 invece per Guido Di Fabio, con Emili però che si inserisce spesso centralmente per servire in verticale Ripa che si avvale in avanti della collaborazione di De Giglio e Morelli. La Samb deve vincere con la formazione abruzzese che invece scende in campo con la forza dei nervi distesi. Sono i rossoblù comunque a rendersi subito pericolosi con un colpo di testa di Ferri Marini sul fondo dopo appena due minuti. Al sedicesimo ci prova Ferri Marini, ma la sua conclusione è imprecisa. Due minuti dopo, una chiara occasione da rete capita a Desena, che su cross basso smanacciato da Grace calcia al lato da due passi. E poi Angiulli con la conclusione delle sue dalla distanza a provarci, ma senza esito. Nella ripresa la Samb parte subito forte ed il primo colpisce il palo con una conclusione di destro di Alboni. È il prologo al gol che arriva al quinto. Bel cross della sinistra di Frulla con Desena che anticipa i difensori abruzzesi e di testa batte Grace per il secondo centro stagionale. 9 minuti dopo ecco il raddoppio rosso-blu con una fucilata su punizione di Ferri Marini che non dà scampo all'estremo difensore ospite. Di Fabio corre a ripari con l'inserimento di Prestiani per Morelli per dare così maggiore concretezza al reparto avanzato. Al 18esimo si rivede in campo Luca Lulli dopo il lungo infortunio che prende il posto dell'acciaccato Angiulli. Il Castelnuovo si getta in avanti con la Samb che argina bene l'offensiva degli abruzzesi. Al 37esimo la palla per poter riaprire l'incontro capita sui piedi di Egidio che da buona posizione ed in piena area di rigore calcia alto. La formazione rossoblu non soffre più del dovuto e nei minuti di recupero c'è tempo per l'esordio di Marzio Pica, per la parata di Grace su Ferretti e per il gol annullato per fuorigioco a Di Domenico Antonio. E dal fischio finale di Bocchini applausi per tutti i rossoblu, mentre il Castelnuovo Vomano mastica amaro per la sconfitta. Mister Di Fabio, Samb diciamo che a meritare il successo con Castelnuovo ci aspettavamo un po' di più, però c'è un episodio che lascia un po' perplessi al 26 del primo tempo su in area rossoblu. No, vabbè, adesso ci gira male tutto perché non, gli episodi ci dicono tutto contro perché noi minimo contatto danno rigore a loro, quando capita invece a noi niente, ci gira tutto male, nel senso che ogni minima disattenzione la paghiamo perché è una partita che è stata molto, molto equilibrata e ben giocata anche da tutte e due le parti, solo che la Samb dei giocatori importanti che se gli concedi qualcosina ti puniscono ed è successo questo in pratica. Ecco, in effetti c'è stato proprio sul primo gol che ti sei anticipato di due centrali e lì è stata un po' la chiave di volta dell'incontro. Sì, abbiamo preso gol dopo 5 minuti del secondo tempo quando l'inerzia della partita era appena iniziato, quindi dovevamo sicuramente essere molto più concentrati e più attenti, invece ti ripeto, adesso paghiamo tutto, poi questo ti comporta, no? Poi che cominci a spaventare, magari non riesci più a fare le cose che sai fare, anche se la mia squadra ci ha sempre provato fino alla fine, ha provato a riaprire la partita, poi anche nell'episodio del secondo gol, una punizione dal limite, cioè noi abbiamo subito un cross, un tiro in porta, abbiamo perso la partita 2-0, quello che dà fastidio. Ecco. Anche perché nel primo tempo il Castelnuovo ha dato l'impressione di potersela giocare, ha avuto anche un paio di palle molto pericolose davanti a Noflac.
Sì, sì, ma infatti è quello. Noi proviamo sempre a fare la partita, sempre a creare qualcosa per andare a far gol. In questo momento non ci riesce poco. Dispiace perché c'è tanto impegno, c'è tanta voglia. Dobbiamo sicuramente cambiare rotta perché la classifica si comincia a fare preoccupante e dobbiamo tornare a fare risultati immediatamente. Mister Malantonioli, una vittoria convincente oggi. Sì, finalmente mi verrebbe da dire, no? Sono contento soprattutto per i ragazzi perché comunque è stato lampante anche oggi, i primi 10 minuti che eravamo in non fiducia, si vedeva, però poi piano piano che passava il tempo ci siamo sciolti e credo che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tante occasioni, il primo tempo dovevamo finalizzarle un po' meglio, però poi alla fine siamo riusciti a fare gol nel secondo tempo e quindi va bene così e questo deve essere un po' il punto di partenza. Non, certamente non dobbiamo esaltarci assolutamente, ma continuare a lavorare e tirare fuori le qualità che comunque si sono viste che ha la squadra, qualcosa ci abbiamo, insomma, non è che siamo proprio derelitti. Un atteggiamento tattico molto propositivo, quello suo che è stato tanto in queste ultime 3-4 partite, sta dando buoni frutti perché spesso i giocatori arrivano in zona tiro e questo è fondamentale. Sì, direi che veramente siamo soddisfatti, abbiamo cambiato questo assetto per avere un po' più di occasioni, per essere un po' più presenti in aria, i risultati si vedono, oggi per fortuna abbiamo fatto anche gol, però le occasioni le abbiamo avute anche nelle altre partite, quindi comunque riusciamo a creare e sperando che adesso i nostri giocatori importanti magari si sono anche sbloccati, di essere un po' più in fiducia perché secondo me questa squadra può fare bene. Positivi gli esordi sia di Frulla che del ragazzo 2003? Molto, molto, li avevamo visti appena arrivati che comunque erano in condizione, soprattutto hanno qualità importanti che ci possono servire e Frulla ha dato un po' di peso a centrocampo, ci terrei anche a rimarcare il rientro di Lulli che è un altro giocatore importantissimo, adesso comunque cominciamo a avere, siamo a essere un po' più solidi a centrocampo, un po' più di esperienza che anche quella serve e i giovani così possono anche crescere, oggi credo che dobbiamo essere tutti soddisfatti di quello che abbiamo fatto. De Sena si è sbloccato su azione, dai fischi del primo tempo agli Osanna della ripresa. Sì, sì, sono contento per lui perché ne aveva bisogno, io capisco le critiche, ci mancherebbe perché poi siamo anche noi i primi che li critichiamo, però sono giocatori che vivono di emozioni, di momenti, e si vedeva che il primo tempo non era in fiducia, adesso con questo gol, appena ha fatto gol ha iniziato a correre, ha iniziato a vedere il giocatore che conosciamo e che sicuramente può dare una mano a questa Samba come tutti i componenti di questa rosa. Forse sul piano difensivo si è ancora un pochettino incerti. Anche lì un po' all'inizio abbiamo preso due o tre palle sopra che non dobbiamo prendere, stiamo lavorando anche su quello, però è già buono che non abbiamo subito gol e dobbiamo ancora concedere ancora meno agli avversari. E mercoledì sono in campo a Notaresco contro una delle squadre candidate a vittoria finale che ha perso però 2-0 a Tolentino. Sì, una buona squadra, adesso godiamoci questa vittoria, però da domani, anzi da stasera io penserò al Notaresco, ma soprattutto voglio, come ho detto nel pre-partita, voglio pensare alla mia squadra, dobbiamo portare a casa anche punti in campi non in casa ma fuori, quindi dobbiamo iniziare, come ho detto deve essere un punto di partenza, dobbiamo dare continuità dei risultati assolutamente. Grazie.